lo potrà, se cantar saprà. Una scenografia bellissima, speriamo che la città lo accetti, ma certamente lo accetterà e sarà pieno in questi giorni. Beh, il Natale è la festa dei bambini, non potevamo non attrezzarci per creare un'attrattiva singolare che lascia andare la fantasia, l'immaginazione dei nostri ragazzi, idealmente a ricostruire questa storia antichissima che è estremamente suggestiva, e qui c'è una coreografia, una messa in scena. La prima volta evocativa a Mesagne nel castello, una scenografia del genere, non ne abbiamo viste tante. Sì, tu hai visto prevalentemente per Niccola, diciamo, come sceneggiatura. Sindaco, tutte le iniziative fatte, però sì, il castello così non l'abbiamo mai visto. Sì, il castello deve essere aperto, fruibile, e se lo è per i bambini vale doppio, perché è una cornice, diciamo, scenografica che secondo me rende ancora più suggestivo questo allestimento, e poi dà modo ai bambini che magari qui sopra non sono mai venuti di vedere e di ritornare ancora per vedere la magnificenza di questo nostro castello, che per i ragazzi immagino sia estremamente suggestivo e singolare. Una cosa davvero bella. Bene, e quindi invitiamo tutti i nostri bambini. Ma anche chi viene da fuori. Sì, e siamo partiti, diciamo, alla chitichella anche con l'informazione, perché il direttore artistico è pressato dalle ultime cose, sta allestendo il percorso dei presepi, sì, e domani inauguriamo, per cui c'è un impegno frenetico, e quindi abbiamo cominciato così in sordina, ma sicuramente nei prossimi giorni ci sarà. Bene, complimenti sindaco. Grazie a voi. Con me.